Siano lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Questa sera, ecco, questa lettura che mi hanno fatto la nostra benedizione seguendo l'iter di questa lettura continua del Lettere Cattolico che abbiamo iniziato quest'anno, è particolarmente però adatta anche al clima e allo spirito di questo giorno che stiamo vivendo, almeno la seconda parte di essa, perché sono due i temi che l'Apostolo affronta e su cui mediteremo davanti a Gesù Eucaristia. Riprende nuovamente un tema che ha già affrontato, lo ricorderemo in maniera abbastanza approfondita, già quello della di fare attenzione a come usiamo la lingua, in particolare ecco, lo sparlare. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli, perché chi sparla del fratello o giudica il fratello, quindi lo sparlare o il giudicare, che adesso vedremo, in realtà parla contro tutta la legge di Dio e giudica la legge. Penso che abbiamo già meditato su una massima che avevano dato i maestri di spirito, in base alla quale del prossimo ordinariamente, salvo casi di reale necessità o di autentica carità, bisogna parlare solo in bene, oppure tacere. Quindi lo sparlare, cioè rivelare difetti altrui non conosciuti, oppure semplicemente biasimare comportamenti pubblici del prossimo, certamente non buoni, ma in qualunque modo disdicevoli, non è cosa gradita al Signore, è cosa formalmente contraria alla verità. Anche il giudizio nei confronti del prossimo, che è un tema un pochino più delicato, sul Vangelo è stato tassativo, categorico: non giudicate e non sarete giudicati, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo. Il giudizio consiste nell'interpretare in male le azioni del prossimo e poi ovviamente sparlarne in questo senso mal interpretato. È chi vede sempre il male, chi anche dinanzi a un'azione differente la interpreta sempre malamente. Possiamo fare qualche piccolo esempio che ci aiuti anche poi a confrontarci con Gesù nel segreto del nostro cuore su queste cose. Supponiamo che incontro qualcuno per strada e non mi saluta. Io posso subito pensare: ma guarda, questo non mi ha salutato, guarda che maleducato. Oppure posso pensare: ah, non mi ha salutato, ce l'ha con me. Oppure posso pensare: non mi ha salutato perché non l'ha visto. I figli di Dio, che non vogliono giudicare, a meno che non ci siano delle palesi, delle evidentissime prove in contrario, dicono: non mi ha salutato perché non mi ha visto. Oppure magari stiamo parlando con qualcuno, magari un contesto dove sta preso da tante cose, magari dico una cosa, questo non mi risponde, dico: ah, ecco, non mi sta a sentire, ah, guarda, è maleducato. Oppure posso semplicemente pensare: magari sono stato inopportuno nel rivolgere la parola adesso, stava distratto, certamente non l'ha fatta apposta. Questo vale per tantissime altre cose, anche nelle, come dire, nelle circostanze molto comuni della vita familiare, della vita di lavoro, no? E i maestri di spirito facevano degli esempi molto molto forti, addirittura insomma, estremi, insomma, per comprendere tanto quanto dobbiamo stare lontano da questa attitudine e rimanere appunto puri nel nostro cuore, non attribuendo mai al prossimo intenzioni negative. Se poi il prossimo ce le ha, sono affari che si vede con il nostro Signore. Ecco, ma noi non dobbiamo sporcare il nostro cuore andando a prestare al prossimo intenzioni cattive. Io per esempio, se non vedo un fedele che non viene a messa qui, dico subito: sarà andato a messa da qualche altra parte. Se vedo che viene a farsi la comunione una persona che non si è mai confessata, penso subito: ci sarà andato a confessare da qualche parte. Ecco,
E dobbiamo pensare così, guai se così non fosse, d'accordo? Quindi ci deve essere questa bontà di fondo, ecco, che ci preserva dalle liti, e lasciando a Dio il compito di giudicare, perché soltanto Dio che vede le nostre coscienze, che conosce le nostre intenzioni e che sa anche, magari messo anche, che un comportamento sia veramente cattivo, però Dio conosce quello che c'è dietro, quello che c'è dentro il nostro cuore, cosa ci portiamo dietro, quali ferite ci abbiamo, quali vissuti ci portiamo alle spalle, quali traumi, quali circostanze forse attenuanti, insomma. Quindi Gesù è così categorico nel non giudicare, perché primo sii buono con l'intenzione del prossimo e così io sarò buono con le tue, secondo, ammesso e non concesso che fosse anche veramente una cosa che non funziona, lascia a me, ecco, il compito di qualificarla, no? Noi avremo tante sorprese quando andremo dall'altra parte, figlioli miei cari, perché persone che magari hanno fatto delle cose grosse ma senza rendersi sufficientemente conto e magari avendo tante circostanze attenuanti, passeranno avanti a persone che magari hanno fatto cose meno grosse ma con molta più lucidità mentale, con molta più coscienza e con molte meno giustificazioni. Ecco perché Gesù nel Vangelo, ecco, quando si scaglia contro quelli che si avevano sempre da parlare del prossimo e mai da farsi l'esame di coscienza, che erano i farisei, gli dice con una certa, non vorrei dire violenza, ma con una certa severità, i peccatori e le prostitute pubblicane gli passano avanti al regno di Dio, proprio così, senza proprio andargli a dire. Ecco, questo per farci comprendere bene quanto dobbiamo stare alla larga, ecco, e ricordando anche le parole di San Giacomo su quanto male fa una lingua che è biforcuta, che è peggio del fuoco, che s'appiccia dentro un bosco d'estate, insomma, fa tanti di quei danni e qualche volta difficilmente riparabili. Ecco, invece la seconda parte della meditazione, quanto mai consona al clima, allo spirito di questo giorno, dove commemorando i fedeli defunti la Chiesa ci fa riflettere sul mistero del morto. Noi oggi siamo qui per grazia di Dio, primo perché siamo vivi, il Signore ci ha concesso un'altra giornata di vivere sul pianeta Terra, poi ci ha fatto il grande regalo di darci la santa ispirazione di trascorrere quest'ora in sua presenza, ma questo è tutta quanta grazia sua, e anche se noi non ce ne rendiamo conto. Dire, ah, oggi o domani andrò di qua, mi passerò un anno, farò fare guadagni, quindi ipotecare il nostro futuro e pensare di poter fare, operare di testa nostra, è pensiero arrogante, dice San Giacomo. Ad rogo, proprio etimologicamente in latino, vuol dire prendersi qualcosa che non è tuo. Noi non siamo padroni della nostra vita, non siamo padroni del tempo. Se io esco da qui e mi viene un infarto, tra 10 minuti mi trovo al cospetto di nostro Signore, non ci posso fare niente, d'accordo? Oppure se esco da qui e quando mi dà una bastonata in testa, non ci posso fare niente, non ci posso fare, me la prendo. Quindi il domani, il futuro, è nelle mani del Signore. Noi dovremmo reimparare, io ringrazio la mia santa mamma che mi ha proprio trasmesso come abitudine questa cosa, perché lei lo ripeteva in continuazione. Ogni volta che si parlava di qualcosa del futuro diceva sempre se Dio vuole, se Dio vuole, se Dio vuole, se Dio vuole, se Dio vuole. Non è un modo di dire o una frase, come dire, di stile o di circostanza. È un modo in cui noi riconosciamo che la nostra vita è nelle mani di Dio, che la nostra vita è precaria. San Giacomo dice come un vapore che appare per un istante e poi scompare. Noi non siamo perfettamente padroni, ma almeno possiamo operare nel momento presente, il tempo che Dio ci dona, e possiamo decidere, questa è una grande responsabilità, come impiegarlo, ma non abbiamo nessun potere sul futuro.
È importante riflettere, a proposito della metafora del vapore, sulla velocità con cui corre la vita. Con le persone anziane, che sono un pochino avanzate negli anni, raccontano, io ancora non sono avanzatissimo, non sono più un bambino, quindi comincio un po' a capire queste cose, e che davvero 60-70 anni sono stati un soffio. Sembrava che il tempo non dovesse passare mai, invece è volato e poi si arriva verso il tramonto dell'esistenza, della vita. Cosa mi deve fare molto riflettere, perché riflettendo sul sorella morte non dobbiamo assolutamente avere paura, abbiamo meditato durante la Santa Messa, né fare, avere comportamenti non consoni alla vita di fede. Però di una cosa dobbiamo occuparci, non preoccuparci, ma occuparci sì, che è come ci stiamo preparando alla morte. Noi ci prepariamo alla morte in base a come viviamo il momento presente, come usiamo il nostro tempo. In una delle messe di oggi si parlava delle opere di misericordia spirituale, no? Il giudizio universale che il Signore chiede, che hai fatto tu in questa vita. E quindi davanti a Gesù, ma se oggi mi chiamasse nostro Signore, ma io che gli vado a raccontare? Sinceramente, noi siamo sempre bravi, come dire, a farci un po' belli davanti agli uomini, a vantarci, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto tante cose buone, non ho fatto male a nessuno. Sono discorsi che si fanno un po' così, no? Però quando ci troveremo davanti al Signore non potremo fare discorsi un po' così, perché quando ci troveremo davanti al Signore, quello che hai fatto e quello che non hai fatto non hai fatto. Cioè, sappiamo che il giudizio particolare, avremo modo di parlarne nel mese di novembre, non è altro che un istante in cui ci troveremo davanti al Signore e la sua luce invaderà la nostra anima, cioè noi rivedremo la nostra vita con i suoi occhi, capite? Sono occhi di verità assoluta, rivedremo che abbiamo fatto così come lo vede Lui, e lì non c'è possibilità di giustificarci o di difenderci, perché non c'è nessuna possibilità. Per questo che immediatamente, dicono i maestri di spirito, l'anima ci va da sola all'inferno, al purgatorio, al paradiso, a seconda di dove deve andare, perché lo capisce in un attimo, in un istante. Ecco, qui purtroppo la nostra capacità di comprensione è molto piccola, molto limitata. Tendiamo tutti quanti ad avere un disordinato non proprio, quindi a giustificarci molto nelle cose che non vanno, a gonfiare troppo quel poco di buono che magari per grazia di Dio abbiamo fatto, quindi i nostri giudizi sono tutti quanti molto alterati qui in questa vita. Tuttavia, se ci mettiamo davanti a Gesù in silenzio, buoni, ecco, senza maschere, ecco, senza quegli orpelli con cui ci travestiamo davanti alle persone per farci volere bene, per apparire buoni, per non farci giudicare, io davanti a Gesù devo dire: Gesù mio, ma io che ho fatto fino ad oggi? Cioè, se venissi oggi chiamato da te, che te racconto? Che ti presento? E qui facendo molti esempi concreti, quante ore della vita mia avrò dedicato alla preghiera, per esempio. Quanti anni ho, 60? Fa un conto. Quante elemosine ho fatto? Sono in grado di fare una stima. Quanti soldi ho dato in beneficenza? Un numero, tra tutti quelli che ci ho avuto. Prima cosa, quanti digiuni ho fatto in vita mia? Queste sono cose un pochino grosse. Quante opere buone, quante volte mi sono morsicato la lingua prima di parlare male, quante volte ho cercato di mettere pace, quante persone ho perdonato, che ne so, a volte insomma. Le opere su cui saremo poi giudicati, quello che ci dice il Vangelo, no? Se non perdonerete di cuore le vostre colpe, il Padre vostro non vi perdonerà. Avevo fame, avete dato da mangiare, avevo di misericordia, no? Che gli raccontiamo questo Signore? Cosa gli portiamo? Come siamo stati nell'adempimento dei nostri voleri, dei nostri doveri, sono stato un buon padre, un buon marito, una buona moglie, una buona madre, ho accolto la vita che il Signore mi ha donato, mi sono chiuso, ho cercato di educare esattamente i figli, datogli un buon esempio, preoccupandomi come ho promesso al Signore, no? Volete accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarmi, che educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa? Questo risposta l'ho promesso solennemente che non è il mondo, no? Tutte queste cose che gli racconta il nostro Signore? Questo dobbiamo chiedercelo
non per farci venire l'angoscia, perché noi sappiamo la bellezza della nostra fede, la bellezza anche della vita, è che in qualunque momento noi possiamo ricominciare. In qualunque momento, c'è un canto bellissimo, lo faremo questa sera, poi sicuramente avremo modo nelle ore di orazione, che si chiama Tempo di ricominciare, che è un canto molto molto bello, perché momenti magari delicati della nostra esistenza in cui sono i classici momenti un po' di svolta, no? Magari prendiamo coscienza che abbiamo sbagliato un po' di direzioni e dobbiamo raddrizzare, magari buona fede, magari Aristotele, tante cose, no? Ecco, la nostra fede è la fede della speranza, quindi che ci rialza sempre e ci dà sempre un'altra possibilità al nostro Signore. Però è chiaro che dobbiamo davanti a noi essere sinceri, ecco. C'è il Salmo 50, Salmo molto adatto a questo tempo, che dice: tu vuoi la sincerità del cuore, cioè almeno davanti a Dio dobbiamo essere sinceri, e non è detto che lo siamo, questo che sto terminando questa meditazione con queste cose. Noi possiamo, come dire, provare a nasconderci anche davanti a Dio, come hanno fatto Adamo ed Eva dopo il peccato, mi sono nascosti, cioè Adamo dove sei? Dice, ho avuto paura di te perché mi sono accorto che ero nudo. Bravo. Anziché venire da me a chiedermi perdono per quello che hai fatto, che fai? Ti nascondi? Sono meccanismi molto molto delicati, ecco, ma adesso con le luci spente che ci aiutino a volgere l'attenzione verso il Signore e soprattutto con i cuori attenti, mettiamoci davanti a Lui, diciamo, ecco, domani quello che Dio vuole, io devo stare attento a quello che ho fatto fino ad oggi e a quello che desidero con suo aiuto cominciare a fare da oggi in poi, per il tempo che ci resta da vivere, senza nessuna arroganza, ricordando che chi sa fare il bene non lo compie, commette peccato, quindi che quelle cose che il Signore desidera di bene che io faccio, che mi ha dato la possibilità o la capacità di farle, siamo soverti a farle, ecco, per non trovarci mancanti poi quando ci troveremo davanti a noi. Sia lodato, onorato, ringraziato ogni momento.